Romagnoli potrà ripercorrere le orme di Baresi, Maldini, Nesta oppure... No? Quelli secondo me sono inarrivabili, sono giocatori inarrivabili. Nesta, Maldini credo che siano dei giocatori veramente troppo di altro spessore. Io mi auguro che Romagnoli continui il suo processo di maturazione, perché è un giocatore importantissimo e che può dare tanto all'Italia. Il Milan può arrivare quarto. Il Milan ha le possibilità per arrivare quarto. Deve crederci e non ho dubbi che Rino possa metterci del suo e dare quell'impulso che ha bisogno magari a livello caratteriale una squadra come il Milan. Ecco, cosa pensa del Milan gattusiano? Sono molto contento per lui, si è giocato una grande chance, credo che se la sia giocata bene, con cosa? Con la voglia di essere se stesso, di dimostrare che nel calcio, prima di pensare all'aspetto tecnico e tattico, bisogna avere un confronto con se stessi e tirare fuori il 110% da ogni modo. Ecco, Donnarumma invece, tanti dicono che se ne andrà, lei al posto suo rimarrebbe? E cosa pensa di questa storia di Raiola che gestisce tutto? Ma io credo che Donnarumma sia un ragazzo che ancora ha bisogno di crescere dal punto di vista sia tecnico che di personalità. È un ragazzo talmente giovane, ha 19 anni e credo che nessuno possa pensare a 19 anni di avere chissà quale grado di maturità. Io credo che chi mi sta intorno dovrebbe aiutare prima la crescita dell'uomo e poi quella del calciatore. Ecco, ciao gli altri. Ecco, il Milan farebbe carte false per Belotti. Lei è l'uomo su cui puntare oppure non è un attaccante un top player da big team? Visto l'anno scorso Belotti è un giocatore straordinario, quest'anno purtroppo ha pagato gli infortuni, però credo che sia sulla via di Damasco. Okay, grazie mille. Ciao, come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene.